parte importante come pronto soccorso, che lei dirige da diverso tempo e che sta diventando una realtà importante e riconosciuta anche dall'utenza. Ci può spiegare come è strutturato il lavoro e quante persone lavorano all'interno di questo reparto? Certamente. Il lavoro inizia con l'accettazione del paziente, quindi abbiamo due infermieri dedicati, uno di utenti camminanti, quindi con criticità cliniche molto basse, ed altri, un altro infermiere, agli utenti che arrivano con l'ambulanza. Una volta triaggiati vengono date delle priorità di accesso alla visita e quindi i tempi di attesa dipenderanno dalla criticità del paziente, dalla evolutività che la sua patologia può presentare. I codici rossi entrano immediatamente, i codici gialli entrano dopo i codici rossi e l'attesa può essere abbastanza variabile in momenti di congestione purtroppo molto prolungata. I codici verdi ovviamente entrano successivamente, i bianchi poi sono gli ultimi. Per i verdi e i bianchi ci sono anche dei percorsi, diciamo, abbreviati, concordati con le direzioni mediche e gli specialisti, per cui hanno un percorso agevolato e questo facilita la loro procedura e nello stesso tempo decongestione in pronto soccorso. Ovviamente per i codici rossi e gialli abbiamo un'attrezzatura molto elevata anche da quando abbiamo un nuovo pronto soccorso. Direi che c'è stato anche un salto di qualità notevole nella gestione di questi pazienti, dalla ventilazione meccanica non invasiva, l'ecografia che ormai fanno tutti i medici già in pronto soccorso, la strumentazione molto elevata e di questo siamo molto contenti. Qual è stata la risposta proprio sulla nuova struttura da parte dell'utenza, al di là dei locali, ma nel servizio che viene dato? Qui la risposta può essere duplice, nel senso che la percezione dell'utenza è sempre quella che è l'attesa. Purtroppo quello che viene generalmente più criticato è il lungo tempo di attesa. Questo è in parte condivisibile perché confermo che in alcune situazioni le attese sono molto lunghe. Faccio degli esempi: ieri l'anno scorso sono arrivate solo 110 persone, che è un numero elevato, 5 giorni fa 160. Il 50% in più di utenza incide sulla possibilità dei medici e degli infermieri di processare tutte queste persone. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, negativo. Sicuramente però apprezzano la qualità del servizio che viene fornito. Tutto sommato facciamo molto, moltissimo, e anche per la scarsità dei posti letto, che purtroppo l'area vasta 4A, siamo costretti a gestire i pazienti anche molto a lungo. Questo determina sicuramente una criticità per il pronto soccorso, che invece prevede, come adesso stavo leggendo dal Ministero della Salute, un percorso molto snello, entro 6 ore il paziente dovrebbe completare il suo iter di pronto soccorso, che doveva essere dimesso e ricoverato da noi, ma non solo da noi, moltissimi pronto soccorsi, la permanenza è superiore a 24 ore per alcuni casi. Quindi questo è un problema per l'utente, un problema per noi, perché dobbiamo gestire quasi la cronicità del paziente con il pronto soccorso. Quali sono i periodi più critici per quanto riguarda l'attività del pronto soccorso? E questi purtroppo sono imprevedibili. Statisticamente il lunedì, perché dopo 2 giorni di festa vengono più persone, il periodo estivo sicuramente, ripeto, abbiamo in questo periodo un 30% in più di afflusso. Dall'inizio dell'anno purtroppo c'è stato un incremento del 7-8% di utenza al pronto soccorso, probabilmente anche il terremoto, lo spostamento lungo la costa di alcune persone, le difficoltà che ci sono. Purtroppo la cronicità degli anziani sta facendo sì che molti pazienti accedano forse anche impropriamente al pronto soccorso, perché la cronicità andrebbe gestita altrove. Poi siamo un cuscinetto di tante difficoltà che l'utenza trova anche fuori dall'ospedale e sul territorio. A volte siamo una scorciatoia, però la risposta cerchiamo di darla a tutti. Vorremmo che fosse chiaro che non è nostra volontà far attendere le persone o avere dei percorsi lenti, perché nel nostro servizio poi interagiscono anche altre unità operative, quindi consulenti, laboratori, radiologia, che hanno essi stessi altre difficoltà, e quindi tutto questo allunga il tempo. Però complessivamente credo che diamo un ottimo servizio. Anche come dimostrato dalla customer che abbiamo fatto lo scorso anno, poi le persone, forse ripensandoci, chiamate a distanza di tempo, hanno apprezzato tutto quello che facciamo. Chiudiamo guardando al futuro. Si discute in questi giorni, anche in questi giorni, del nuovo ospedale di Fermo, in questa fase soltanto di progetti e finanziamenti.
però guardando a quello che verrà, che cosa immagina il responsabile del pronto soccorso in quella struttura per quello che riguarda appunto questo tipo di servizio per l'utenza? Ma noi abbiamo al momento una criticità legata al fatto appunto della lunga permanenza, che gli spazi del pronto soccorso nuovo che abbiamo adesso sono notevolmente migliori rispetto al precedente, ma vedono l'ovvia e la medicina d'urgenza lontani, e questo per noi è una criticità. Io auspico che nel prossimo futuro, quando avremo il nuovo pronto soccorso, ci sia la continuità tra queste strutture, perché è fondamentale, e questo ci libererebbe anche spazi ulteriori per gli utenti che sono in pronto soccorso. Per il resto penso che sia una struttura molto bella, quella su cui lavoriamo. È molto lunga, quindi molto faticosa per gli operatori, però non ci possiamo assolutamente lamentare né come tecnologia